Quali sono le azioni che metterete in campo per ridurre le emissioni di CO2? È la prima domanda che Legambiente ha rivolto ai quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia, che si sono confrontati con risposte rigorosamente cronometrate sui temi della salvaguardia ambientale. I quattro hanno risposto al vicepresidente nazionale Sebastiano Venneri e al direttore scientifico Stefano Ciafani. Io penso che vada fortemente implementato, vada assolutamente affrontato insieme all'Enel, insieme agli enti territoriali, parlo di Comune e Provincia di Brindisi, ma anche Taranto, la riduzione cioè, rispetto alla CO2, non c'è dubbio che deve essere fatta. Sono soggetti che qualcuno pensava che dovessero portare lavoro, miglioramento sul nostro territorio, ma Enel come ILVA a Taranto avranno portato qualche posto di lavoro regolarmente contrattato a suo tempo, ma ci stanno lasciando tantissime malattie oncologiche, per cui non abbiamo niente di che ringraziarli. No, rispetto al nucleare, visto che si è toccato tranciando diciamo, il tema, io sono molto chiaro, io penso che la posizione chiara mia, del mio partito, è quella di un no senza se, senza ma. Qualora il governo nazionale decidesse di impiantare una centrale in Puglia, si debba ricorrere a un'opposizione di popolo come a Scanzano. Noi dobbiamo saper combattere in un paese come l'Italia, che è densamente antropizzato, densamente popolato, l'idea che si possa immaginare di tornare a collocare impianti a rischio di incidente rilevante ovunque nel nostro territorio, non solo le centrali nucleari, ma anche i rigassificatori come quello che il ministro Prestigiacomo intende autorizzare nella pancia del porto di Brindisi.